E perché dobbiamo fare la riabilitazione perineale? Allora, due cose vi dico. L'incidenza della patologia. Bisogna farla perché è una patologia molto frequente, interessa globalmente almeno un terzo delle donne, non tutte in maniera grave, ma da statistiche ormai varie voi trovate, dopo, verso i 50 anni, almeno una donna su due ha avuto a che fare con problemi di incontinenza o problemi di vescica iperattiva, il termine che poi verrà usato, ma la vescica iperattiva è un termine che sta a significare che uno ha urgenza, improcrastinabile, da fare la pipì, urina parecchie volte durante il giorno e anche durante la notte qualche volta, magari non perde urine, può anche perdere urine, ma non perde urine. A questo proposito, per un inciso, era una donna a Trieste che andava ad urinare 30 volte al giorno. Viene da noi, facciamo ma lei non perde mai perso una goccia di urina, anzi faccio difficoltà a farla, benissimo. Faccio fare un diario, allora lei, questa qui annota tutta la settimana, mi annota tutto quello che fa, anzi un giorno alla settimana ha notato anche quanto urinava, quindi si teneva anche questo, e io noto che due giorni della settimana, al pomeriggio, questa qui per 4 ore non aveva niente, mentre poi andava a urinare 11 di sera, 2, 10, 3, 5, 4 e 20 al mattino, no? Poi, non so, 5, 6 volte nella mattina, 8 volte al pomeriggio, 2 giorni della settimana, adesso non mi ricordo quali, niente, per 4 o 5 ore non avevo messo. Allora dico, scusi, forse lei si è dimenticata? E no, mi dice, non mi sono dimenticata, io sono precisissima. Ma scusi, come mai quei giorni? Ah, che giorni sono? Mi dice... Ah beh, io quando vado a giocare a bridge ero a Trieste, allora io non vado mai a fare la pipì, no? E da lì, allora, per dirvi che esistono anche altre implicazioni nei problemi. Questa era una sindrome urgenza frequenza vescica iperattiva senza perdita di pipì, però a chi capita questo inficia grandemente la qualità di vita. Quindi il problema, perché bisogna occuparsi? Perché l'incidenza è elevatissima, no? D'accordo, soprattutto nelle donne più che nell'uomo. Nell'uomo il problema è diverso, è un problema dopo prostatectomia, sono meno uomini che hanno questi problemi, hanno problemi semmai gli uomini di svuotamento, anche questo è un problema, perché sì la giornata dell'incontinenza urinaria, ma nel campo dell'incontinenza urinaria noi abbiamo tutte le altre disfunzioni che sono state accennate che verranno citate. E perché inficia la qualità di vita. Quindi sono due cose, io dico sempre ai fisiatri che ogni tanto vengono a dirmi, dico, ma scusate, ma è una priorità questa? Secondo te, dico, è una priorità, dico, trattare in ospedale una lombalgia cronica che ce l'ha l'80% delle persone o questo problema? Ecco, quindi questa è la cosa. Però la cosa è un'altra. Al di là della qualità di vita e l'incidenza così elevata, la qualità di vita che viene inficiata ovviamente, bisognerebbe fare un salto per passare dalla terapia. Io dico sempre, apro una parentesi, quando noi facciamo terapia il problema è già molto evidente. Cioè, dico sempre un termine contadino, le mucche sono già scappate tutte dalla stalla. Io posso andare a prendere qualcheduna, ma non arrivo a riportarle tutte. Sarebbe molto meglio fare prevenzione. Ecco, questo è il discorso. E questo è il motivo per cui ci porta a attuare tecniche diverse, perché è importante fare la riabilitazione, ma sarebbe molto più importante fare la prevenzione. Perché con la riabilitazione, anche ad Alba, dove c'è un centro che si occupa bene da tanti anni, anche a Udine o a Trieste, dove sono centri che danno delle risposte, noi riusciamo a raggiungere forse il 5-10% delle persone che hanno bisogno. Non so se mi spiego. E il resto, dopo vedremo eventualmente il resto cosa si può fare. Il resto cosa facciamo? Allora bisognerebbe fare prevenzione. Ma quando la prevenzione? Attraverso l'educazione, che deve essere fatta nelle scuole, siccome gli esercizi sono semplici, attraverso l'educazione che viene fatta quindi dai professori di ginnastica, attraverso l'educazione che deve essere fatta nei periodi cruciali della donna, durante la gravidanza, nel postpartum, perché non tutte le persone, soprattutto nel postpartum, possono andare in ospedale a curarsi, perché hanno ben altro a cui pensare, e poi soprattutto nella menopausa. Ecco, perché l'obiettivo che noi dobbiamo guardare sempre è l'obiettivo
la salute del perineo. E allora tanti centri adesso si addestrano per fare perineal care, no? Cioè avere cura, no? Trattare, no? Il perineo, eccetera, in questo, che è anche giusto, eccetera. Ma io sono convinto che quando riuscissimo, per esempio, in una serata come questa, a illustrare il problema e a far sì che ognuno di voi lo dica ad altre 10 persone, oltre che alle figlie ovviamente o ai familiari, noi avremmo raggiunto un risultato. L'altro giorno, lo dicevo prima, mentre parlavamo fuori dalla sala, io rimasi molto contento quando una signora giovane di 39-40 anni, mi sembra, mi disse, io queste cose le faccio già perché me le ha insegnate mia mamma, che è stata da voi oltre 20 anni fa. Questa è stata una grande soddisfazione. Però tornavo a dire quello che dicevo prima, voglio dire. Abbiamo perché fare la riabilitazione? Abbiamo visto incidenza elevata e qualità di vita inficiata. Bene, erano gli anni appunto 85 quando noi incominciamo. Fino al 1998 la terapia riabilitativa del perineo è rimasta una cosa così, non scientifica. Ebbene, nel 1998 è successa una grande cosa, che la società internazionale che si occupa dell'incontinenza, che non è fatta da mondo fisiatrico o da fisiatri, da fisioterapisti, ci sono anche alcuni fisiatri e parecchi fisioterapisti, ma il 90% è rappresentato da urologi, da ginecologi, qualche colonproctologo, eccetera, qualche geriatra, eccetera. Bene, ha messo negli algoritmi, che sono quei modelli in cui si dice come fare una diagnosi, come prendere in gestione il paziente, ha messo come primo approccio all'incontinenza urinaria la riabilitazione, gli esercizi perineali. Questa è stata la più grande soddisfazione che personalmente ho avuto, perché da quel momento c'è stato un riconoscimento generale. E oggi come oggi io trovo più parecchi specialisti che prima non credevano, perché sapete, quando lo dice un amico, uno che è conosciuto, un italiano, la cosa è diversa se lo dice uno straniero, è uno che ha più importanza, no? Questo è logico. Ci sono degli amici non fisiatri, eccetera, che credono più di me alla riabilitazione, perché magari appunto è stato detto da altri, però questo è quello che è successo. Quindi dal 1998, cosa che è stata riaffermata nelle successive consultazioni che si fanno ogni 3-4 anni, delle consultazioni internazionali per l'incontinenza, per studiare i protocolli, le terapie, per aggiustare appunto i vari protocolli, eccetera, è stato riaffermato questo. La riabilitazione perineale ormai ha assunto un ruolo, una dignità scientifica alta, perché è risultata essere il primo approccio alla incontinenza urinaria.